Abbiamo voluto essere qui all'Arcescampia insieme a tutta la realtà della Campania che ci sensibilizza intorno al tema del diabete. Diamo un grande calcio, un calcio all'ignoranza e al quel retaggio culturale che fa vivere delle pesantissime discriminazioni ai bambini nelle scuole ma anche fuori dalle scuole. Dobbiamo conoscere, informarci e anche le istituzioni devono essere sensibilizzate al punto giusto per dare strumenti reali alle bambine e ai bambini e tanti adolescenti, giovani adulti che affrontano questa patologia, nella consapevolezza che si è diversi, ma nell'essere diversi non bisogna essere differenti. Dobbiamo quindi implementare tantissimo gli strumenti ed oggi questa grande lezione ce lo danno i bambini. L'associazione Diabete Junior Campania, in occasione della giornata mondiale del diabete, ha organizzato il torneo Un calcio a un pallone di zucchero filato sui campi di calcio dell'associazione Arci di Scampia in via Fratelli Cervi. I protagonisti sono stati piccoli calciatori, sia diabetici sia normoglicemici, per dimostrare a se stessi e agli altri che si tratta di una patologia che non impedisce di essere sportivi e di raggiungere anche traguardi importanti. Assistevano all'iniziativa, infatti, molti bambini delle scuole del territorio. La partita ha chiuso un calendario di appuntamenti sul tema programmati dal Comune di Napoli, come l'illuminazione in blu del maschio angioino. Qui in una meravigliosa partita del cuore, perché può essere un momento di sensibilizzazione per chi il diabete non ce l'ha, per chi non lo vive il problema, ma deve capire quanto il problema non esiste nel momento in cui tutti collaborano alla sua soluzione. La storia dei bambini diabetici nelle classi è caratterizzata dalla necessità di non vivere come un problema quello che già per loro costituisce una patologia sicuramente precoce. Questo può accadere se tutti gli strumenti sono messi in campo, prima di tutto un'azione degli insegnanti che vivano con semplicità, con spirito di partecipazione verso le famiglie la questione, affrontandola insieme con un'alleanza forte. Poi naturalmente il Comune prevede le diete differenziate, una delle diete più richieste è proprio la dieta per i bambini diabetici o per i bambini celiaci.